Gentili telespettatori, buona giornata. Che figuraccia il Giuseppi. Perché? Lui come la Schlein sono due veri fenomeni attuali della politica. Diciamo che sono due politici che, a mio avviso, di politico hanno ben poco, molto poco. Conte attacca la Russia, ma è un autogol. Perché? Adesso ve lo spiego. Intanto il caso la Russia è un caso privato, che bisognerà capire poi, non che noi dobbiamo capire, chi indagherà la magistratura un giorno, non si sa fra quanto tempo, perché queste cose sono lunghe, ci diranno poi chi ha ragione, che cosa è successo. Conte, come la Schlein, sono dei cavalcatori di inchieste altrui. E così il Giuseppi va all'assalto di Giorgia Meloni per il caso di Santanchè, di La Russa, quello di Delmastro nessuno ne parla, ma c'è anche quello. Il caso La Russa del figlio Leonardo Apache. Bene. Dice così il Giuseppi: Meloni si sta assumendo una grande responsabilità perché il suo silenzio offende le istituzioni. Ma che cosa dovrebbe dire? Scusate, ma la Meloni su un fatto privato della famiglia La Russa dovrebbe dire un presidente del Consiglio deve dire qualcosa su un fatto privato? Direi proprio di no. Sul caso Santanchè bisogna capire, visto che poi sono venuti fuori tutti questi casi, io sono stato il primo a dire, visto che la Santanchè non ha pagato i dipendenti, eccetera, eccetera, dovrebbe dare le dimissioni. Poi lo pensava anche la Meloni. Quando poi sono arrivate tutte queste inchieste nell'arco di 48 ore, sia la Meloni che io stesso siamo rimasti un po' così, come dire... Che strane tutte queste coincidenze. Fermiamoci un attimo, prima di dire la Santanchè sostituita, un momento. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, perché c'è qualcosa che non mi quadra più. Fosse stato solo il caso Santanchè, ma quando ne sono arrivati 3-4 tutti in una volta, allora c'è qualcosa di statisticamente strano. E così io ho sospeso il mio giudizio sulla Santanchè, e l'ha fatto anche la Meloni. Ma secondo Conte il suo silenzio offende le istituzioni. Ma sono parole al vento. Ma andiamo avanti, perché la cosa più interessante arriva sull'attacco a La Russa. La Meloni, lui continua, e poi continua sempre sul Santanchè, dice: la Meloni non prende la situazione in mano, disonora le istituzioni. Conte disonora le istituzioni, sta cercando di capire quello che sta succedendo, perché non è più chiaro, ecco. E poi segue l'attacco alla Russa, perché i sinistri in questo ci sguazzano, con le disgrazie altrui loro hanno fatto tombola, perché avendo pochi argomenti, quasi nessuno, quando gli altri hanno dei problemi, wow, per loro è Natale, per loro è festa tutto l'anno, sarà tre volte Natale, è festa tutto l'anno, cantava, ecco. Mentre sulla Russa che cos'è che può dire Conte, visto che è un fatto privato? Definisce inopportuno l'intervento del Presidente del Senato in difesa del figlio, stiamo parlando del figlio, il figlio, figlio. Ci sono nel 99%, facciamo nel 95%, i genitori difendono sempre i figli. Poi c'è anche chi non li difende, li ho conosciuti anche quelli che non difendono i figli. Ma al 95% i figli sono pezze e core, uno li difende
Ecco, quindi il presidente del Senato difende il figlio. Mi sembra umanamente comprensibile. Poi c'è chi dice, sì, però il presidente del Senato non può pubblicamente dire quelle cose. Cerchiamo di capire, è il figlio. Ma il problema adesso è che Conte definisce inopportuno che il padre, che un padre difenda un figlio se è presidente del Senato, no? Quindi un papà presidente del Senato vede il figlio e dice: non ti dico niente, non voglio sapere niente, non voglio neanche chiederti niente perché io sono il presidente del Senato. Fantascienza, no? Va bene. E così, naturalmente, mentre lui racconta queste cose, provoca la reazione di Aprile, che ricorda come l'allora capo politico del movimento, nonché suo fondatore, Giuseppe Piero, detto Beppe Grillo, abbia a suo tempo scatenato un vespaio di polemiche difendendo il figlio Ciro, a proposito e a processo con la stessa accusa del figlio di La Russa. L'obiezione della conduttrice spiazza Conte, che rimane impreparato. Eppure, questo che dice l'Aprile, ve l'ho detto anch'io ieri in un video, se Conte fosse un po' sul pezzo, fosse un po' sulla politica, se Conte fosse più attento a quello che succede, avrebbe capito che in tanti stanno cominciando a dire: ma come? Criticate La Russa e Giuseppe Piero detto Beppe Grillo? Non era la stessa cosa, solo che lui forse distratto non si è reso conto di questo e quindi è cascato, ha criticato La Russa e gli hanno rinfacciato, dice: ma come? Critichi La Russa, perché ai tempi non hai criticato Giuseppe Piero detto Beppe Grillo? Bene, così l'obiezione della conduttrice spiazza Giuseppi, che dice: ma lui non aveva ruoli di peso nonostante fosse il capo politico del Movimento 5 Stelle. Crede che quell'uscita abbia condizionato qualcuno? No, ma La Russa che parla col figlio, secondo voi condiziona qualcuno? Il presidente del Senato, secondo voi condiziona qualcuno, visto che gliene hanno dette di tutti i colori? Secondo voi La Russa presidente del Senato fa paura a qualcuno e può condizionare qualcuno? Se ne sentite dire in questi 9 mesi di tutti i colori. Quindi, caro Giuseppi, hai toppato anche questa volta. Giuseppe Piero detto Grillo, Beppe, era il politico, capo politico del partito che esprimeva il Ministero della Giustizia. Non mi sembra poco, ribatte la giornalista, esattamente come La Russa. Ma lui, il Giuseppi, non vuol sentire. Grillo non è mai stato leader politico, non aveva un incarico istituzionale. Vabbè, ha cercato di fare le sue acrobazie giuseppiane. Grazie a tutti e arrivederci a presto.